Come cambiare la vita in 100 giorni? Giorno prima. Prima. Sono le 8:41, tra un po' devo andare a lavorare, mi sono svegliata un po' prima, però arriviamo anche a questo. 30 maggio 2022. 100 giorni. Sinceramente uno potrebbe cambiare anche prima la propria vita, però siccome siamo abituati a cambiare la direzione quando conviene, in senso che se sentiamo che c'è qualche scomodità per noi, una persona inizia a cambiare la direzione e si dimentica che doveva magari fare un po' di sport, mangiare sano, leggere, scrivere. Non lo so, cercare qualche lavoro che desidera questa persona, insomma, si dimentica, però proprio per questo il vostro cervello dovrebbe abituarsi a quell'idea che state andando verso quella cosa e ci vuole tempo. Sinceramente, c'erano le persone che sono arrivate anche prima di 100 giorni, però pensate a questa cosa. Ogni persona dalla mattina si alza e fa seguito di cose, fa varie cose, sempre nella stessa maniera. Si alza, prende il cellulare, un esempio, qualcuno potrebbe fare un'altra cosa, va in bagno, si lava i denti, fa colazione oppure non fa colazione, oppure corre per andare a lavorare, fa sempre stesse cose. E durante la giornata, ad esempio, tornate dal lavoro, solitamente vi potete anche rendere conto che fate sempre la stessa cosa senza mai cambiare la direzione. Ok, da dentro sapete che dovete fare qualcosa di diverso, ma solitamente non si fa, non si fa. Io sono così super intelligente, la stessa cosa la faccio io, cioè non faccio niente. Prima ero più determinata, è proprio questo che voglio far ritornare nella mia vita. Quindi, quando uno si abitua a fare sempre a fare azioni sempre nello stesso modo, da quell'azione arriva l'abitudine, poi dall'abitudine arriva il carattere, dal carattere si forma la personalità e dalla personalità ottieni oppure non ottieni ciò che desideri. Guardate che uno quando inizia veramente a fare qualcosa per se stesso, veramente impegnarsi, si sente bene, si sente meglio da dentro, si sente più sicuro, si sente più protetto, si sente più amato, più potente, si sente anche più buono, perché non è vero quando uno dice, che le persone ricche sono più cattive oppure le persone che hanno ottenuto qualcosa sono più cattive. Non è vero, non sappiamo in realtà se è così, cioè non sappiamo che cosa fa questa persona nella vita. Io mi rendo conto personalmente quando riesco a realizzare qualcosa del mio, quando riesco a fare qualcosa che mi fa felice, io personalmente ho desiderio di dare, di donare, di fare i regali ai miei cari, di dare di più. E quando invece fai qualcosa contro la tua volontà, lì che diventa una cosa o una pigrizia, o sei arrabbiato con tutto il mondo, arrivi a casa sempre incazzato, perso. Da lì arriva la rabbia verso le persone, soprattutto verso cari, perché ricordiamo che il nostro karma più grande sono i nostri cari, perché attraverso loro possiamo modificare il nostro carattere, attraverso loro, perché loro sono le persone molto vicine a noi e sono come specchi che ti fanno capire, fanno riflettere che cosa in te non funziona. Tutto ciò che accade oppure non accade è solo per il nostro merito oppure non merito. Per questo, se qualcuno desidera un giorno iniziare con me a prendere vita nelle proprie mani, benvenuti. Non c'è niente di complicato, di super difficile. Importante è sapere come, è importante fare. Perché sapere una cosa, come dico io, un fatto, è fare un altro fatto. Allora, perché spesso non c'è un
una cosa, ad esempio, che desideriamo così tanto, perché una persona ha la tendenza anche spesso di disperdersi, fare tutto e niente, oppure fare ciò che non mi fa felice, ma da dentro voglio fare un'altra cosa. Da dentro è importante trovare cosa per davvero desidera vostra anima, cosa per davvero desiderate voi, non vostra madre, vostro padre, vostro marito, oppure la comunità, in senso che qualcuno potrebbe essere che fare questa cosa, solo così puoi ottenere ciò che desideri. Spesso dimentichiamo cosa veramente, perché quando siamo piccoli sappiamo cosa vogliamo fare. Sappiamo cosa ci accende, sappiamo benissimo come siamo, solo che durante il percorso della vita ci si perde. Siccome io mi occupo delle date di nascita, come mi occupo di ogni numero della data di nascita, guardando qualsiasi matrice del destino, capisco che in realtà solo una persona può cambiare la direzione della sua matrice del destino, nel meglio o nel peggio. Scelta, la cosa più importante nel mondo, quel dono che vi ha dato il Dio, è a me anche la scelta, perché in realtà se qualcosa non abbiamo o non siamo, non sono le persone, non sono le situazioni si creano dopo aver fatto alcune scelte. Avete preso qualche decisione e non subito, ovviamente, magari dopo, potrebbe essere che anche subito arriva la situazione, cioè tu ti trovi in questa situazione, potrebbe essere pesante, meno pesante, però dopo aver fatto alcune scelte. Quindi, mai tardi fare una scelta, mai tardi riprovare da capo. Io sono una tizia molto sognatrice, fin da piccola mia madre mi chiamava fantasiosa, sognatrice. Io prima di andare a letto chiudevo gli occhi, immaginavo ciò che volevo sognare, sognavo quella cosa e spesso mi succedeva pure. Sono una tipa che crede che tutto si realizza. E adesso, solo adesso, ho capito che si realizza tutto quando ci credi e quando fai qualcosa. Devono essere due cose sempre unite, mai distaccate. Però ovviamente anche quando uno inizia, diciamo, quando uno esprime un desiderio, dovete capire che è meglio sempre esprimere almeno due desideri e non più di quattro. Perché? Perché quando esprimete una sola cosa, ad esempio, io in questi 100 giorni voglio realizzare questa cosa, questa e questa, ok? Sono tre cose più importanti per me, perché da queste tre cose arrivano anche altre cose, però più importanti sono tre cose, ok? Ovviamente se qualcuno dice io in 100 giorni voglio, non so, rimanere incinta, un fatto, e un altro fatto, partorire magari, che non hai neanche un fidanzato, devi essere sobrio e devi capire che ogni desiderio ha il suo tempo anche questa cosa è importante. Però importante mandare i vostri pensieri, la vostra energia, le vostre azioni verso quello che desideri per far crescere quella cosa. Però quando uno desidera talmente tanto da impazzire una cosa, si disperde, pensa solo a questa cosa, pensa, 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 non si realizza perché è talmente pieno di roba che non c'è crescita, come se fosse già avete riempito tutti gli spazi. Per questo bisogna distrarsi, ma quando si uno distrae, c'è movimento dentro quella cosa, però bisogna distrarsi dentro le cose buone, perché sono le buone, mamma mia, perché solitamente c'è la distrazione nelle cose inutili e per questo non c'è, potrebbe essere che cresce una cosa inutile, nel senso che voi volete un fisico bestiale, ok? Volete avere un fisico bestiale e per distrarsi magari avete fatto esercizi,
e poi subito andate a mangiare oppure prendete il telefono e vi rilassate. Uno deve anche saper unire le cose, ok? Cosa vi volevo dire? 100 giorni sono importantissimi. Almeno una cosa per quel desiderio lo dovete fare, anche se non riuscite fisicamente, mentalmente lo dovete fare, lo dovete per voi, solo per voi. Potrebbe essere in questi 100 giorni vi passa la voglia veramente realizzare quel desiderio. Questo potrebbe significare solo che quel desiderio non era vostro. Ok, in 100 giorni potrebbe succedere che anche giorno stesso, giorno secondo, giorno terzo, tra un mese, si realizza questa cosa. Non dimenticate di ringraziare l'universo. Però è importante buttare la vostra energia, mandare la vostra energia nella direzione giusta. Se anche, ad esempio, uno dice io lavoro 24 su 24, lavoro sempre, c'ho una famiglia, c'ho dei figli. È importante che in questi giorni avete presente dentro la vostra vita quel desiderio. Fate qualsiasi passo. Io cercherò di darvi esempi, cercherò, non so se riesco a realizzare video ogni giorno perché sarà complicato anche per me. Magari faccio piccoli stories e pubblicherò qui su YouTube, che è più comodo per me. Però dovete capire che quella cosa deve avere spazio nella vostra vita più di altre cose. Tu vai a lavorare, fai quello che devi fare, però ti devi rendere conto che devi avere spazio anche per questa cosa. Bisogna modificare tante cose in sé. Io, come dicevo prima, mi occupo di numerologia, date di nascita. Il mio punto debole è la 11, che è super pigro, può essere super determinato, ma io posso essere veramente super pigra e adoro dormire, adoro proprio non fare un cacchio dalla mattina fino alla sera, seppure è impossibile perché lavoro. Però la pigrizia a volte mi accide. Quindi, seppure mi sveglio ogni mattina presto per andare al lavoro, ok? Però solitamente accade che mi sveglio 10 minuti prima, mi vesto e poi corro tutta la strada, arrivo tutta sudata, bagnata, ribambita già. Comunque tra 5 minuti devo uscire, come sempre, seppure mi sono svegliata prima, però succede. Nel prossimo video vi pubblicherò, quando arrivo a casa dopo aver lavorato, vi pubblicherò passi, cosa dovete fare per iniziare i vostri 100 giorni. Che in realtà è semplice da capire, solo bisogna fare, ok? E nel prossimo video, che sarebbe oggi, oggi è il primo giorno, nel primo giorno io voglio formare la mia giornata, capire cosa fare, cosa devo togliere assolutamente, cosa voglio cambiare in me, cosa voglio cambiare nella mia vita, cosa blocca il mio desiderio, cosa può aiutare il mio desiderio. E voglio veramente realizzare questa cosa, quindi seguitemi perché nel prossimo video, oggi stesso, appena riesco, lo faccio perché io già l'ho scritto tutto quello che dovevo scrivere, solo che devo registrare il video, mi devo soffermare e adesso devo scappare. Ragazzi, tutto è nel vostro, tutte le cose sono nelle vostre mani, cioè la vostra vita deve essere solo nelle vostre mani. Nasciamo soli e moriamo soli, però tante cose abbiamo qui, tanti blocchi, ok? Se uno si sforza può ottenere ciò che desidera, però purtroppo siamo abituati più a soffrire e abbiamo paura veramente di essere felici che al in contrario. Guardate che se uno capisce che quando sei felice veramente puoi fare di più, quando sei ricco veramente puoi fare di più. Prima non c'era tutta questa informazione, i nostri genitori, parenti, magari non avevano possibilità di modificarsi, di aiutare se stessi e i propri figli. Adesso sì, però, adesso c'è la possibilità, quindi perché non fare? Io farò questa cosa a forma anche di gioco, perché la mente
alla nostra mente piace tutto ciò che è un po' più leggero, quindi mi aiuterò anche a forma un po' di gioco. Vi auguro buona giornata, ci vediamo nel prossimo video con appunti, cosa scrivere, cosa fare e non fare, insomma. Iniziamo.